Era dell'altra volta. Quello della prima. Vabbè, non me lo ricordo, quindi dobbiamo arrivare da capo. Allora, quello che avevamo detto, se vi ricordate, era che innanzitutto questa funzione è sommabile addirittura, perché vicino a 0 si comporta come logaritmo di x sulla quadra, per cui se lo prendete in valore assoluto viene integrale finito da 0 a 1, e quando andiamo verso infinito questa qua si può maggiorare con 1 su x alla 3 mezzi in valore assoluto, e quindi sicuramente l'integrale è finita. Poi abbiamo detto che vogliamo scegliere insomma, la funzione ausiliare che vogliamo è logaritmo di z fratto z quadro più a quadro. Questa è la funzione ausiliare che vogliamo usare. Però nel momento in cui vogliamo usare questa funzione ausiliaria dobbiamo stare attenti come alla determinazione che andiamo a prendere per logaritmo di z. Se io faccio e alla q2 uguale z e q2 uguale a q2, questo è uguale a e alla a per e alla q2, quindi viene e alla a uguale modulo z, e z è uguale a ρ cos θ q sin θ. E poi viene b, questa è e alla i teta, e quindi viene b uguale teta. Allora scelgo k uguale 0 e scelgo quindi per me logaritmo z è uguale a logaritmo ρ più i teta. Ora, se voglio che questa funzione sia analitica, posso scegliere teta che varia in un qualunque intervallo, in questo caso tra, per esempio, meno 3 mezzi e 3 mezzi. Questo significava che sul piano complesso la mia funzione logaritmo con quella determinazione lì viene definita su tutto il piano meno questa semiretta. Ok? Allora, a questo punto io faccio l'integrale su qua c'è x, qua c'è y, qua c'è l'origine, e io faccio il mio integrale su questo circuito. Ok, quindi faccio quando il circuito lo chiamo gamma, quindi gamma è, ma quando vado a fare l'integrale su gamma di è diciamo di logaritmo 0 fratto z quadro più a quadro in dz, allora io devo parametrizzare il circuito. Quando vado a parametrizzare diciamo i due tratti del circuito, questi sono 4 tratti del circuito, i due sono segmenti che stanno sull'asse x, altri due sono semicirconferenze, questa percorsa è immerso, cioè, diciamo questa percorsa immerso positivo, cioè antiorario, e questa percorsa immerso orario, cioè negativo. Allora cosa posso scrivere qui? Qua mi viene l'integrale, cominciamo a parametrizzare i due
pezzi, diciamo, sui segmenti, quindi viene l'integrale tra meno r e meno m, il logaritmo x di logaritmo x, che sarebbe logaritmo del valore assoluto di x più y fratto x quadro su a quadro di x, più l'integrale tra epsilon ed r il logaritmo di x in dx fratto x quadro su a quadro, più l'integrale, allora la parametrizzazione della circonferenza dcr più chiaramente questo è sempre solo la semicirconferenza, il più indica il fatto che stiamo di sopra, la semicirconferenza di quella che sta di sopra non indica il fatto del verso positivo, il verso positivo o negativo lo tengo come mettendoci più o meno davanti, di logaritmo 0 fratto z quadro più a quadro quindi z, poi più meno l'integrale su d c epsilon più di logaritmo z fratto z quadro più a quadro quindi z. E questo è l'integrale, quello lì. Adesso dovevamo, mi pare che qua eravamo arrivati, no? Dovevamo semplicemente sviluppare questo. Allora, innanzitutto questo deve essere uguale a che cosa? A 2 pi greco i volte il residuo della mia funzione di f di z, in quale punto? Allora, questa funzione qua, allora, questa qua è definita, tranne questa semiletta, in tutto il resto del piano complesso è definita e analitica. Questa qua pure, tranne per il fatto che si annulla in, il denominatore si annulla in i e meno i, o ia e meno ia. Quindi qua, se r è abbastanza grande, c'è il punto ia. Supponiamo che a lo prendo maggiore di 0. Quindi il residuo lo dobbiamo calcolare nel punto IA. Ok. Allora, per prima cosa andiamo a vedere cosa succede. Allora, questo qua è uguale a questo. Vedete che questo non dipende né da R né da Epsilon. Cioè, R deve essere abbastanza grande, cioè più grande il modulo di A, perché sennò il punto non sta dentro e quindi il residuo non si deve calcolare. Però per il resto non, l'integrale, diciamo, il residuo mica dipende da R e da Epsilon, dipende solo dalla funzione e dal punto. Quindi io posso chiaramente, siccome questo è uguale per ogni R e per ogni Epsilon, posso chiaramente fare il limite per R che tende a infinito e il limite per Epsilon che tende a 0 da destra. Allora, quindi io faccio tendere R a infinito ed X che tende a 0 da destra. Anzi, facciamo il limite di questa somma direttamente. Per R che tende a infinito ed X che tende a 0 da destra. Allora, qua ci sono due, diciamo, c'è la parte reale e quella che c'è la parte immaginaria. La parte immaginaria si è solo qua. La parte reale, se ci fate caso, quei due integrali sono uguali, perché qua la x è positiva. Se qua invece di x mi metto valore assoluto di x non cambia niente, no? Quindi se io prendo logaritmo valore assoluto di x fratto x quadro più a quadro, questa è una funzione pari. Allora integrale tra meno r e meno epsilon, integrale tra epsilon e r è la stessa cosa.
è una funzione sommabile, quindi posso fare i limiti come mi pare, e comunque questo ottenderà due volte l'integrale da 0 più infinito di logaritmo x fratto x quadro più a quadro quindi x, e questa è la parte reale. E poi c'è la parte immaginaria. La parte immaginaria tende a i, che posso portare fuori, i greco, che posso portare fuori, poi mi rimane l'integrale tra 0 e infinito di 1 fratto x quadro più a quadro in dx. Veramente sarebbe l'integrale tra meno infinito e 0, però sto sfruttando il fatto che la funzione è pari, quando metto meno infinito e 0, tra 0 più infinito è la stessa. Quindi quei due pezzi tendono a questi due numeri. E questo è evidente. Adesso devo andare a calcolare il limite di questi altri due pezzi. Ma qui usiamo banalmente il lemma di Darboux. Ieri abbiamo dovuto usare qualche volta il lemma di Jordan, cioè no. Qua usiamo il risultato di Darboux. Cioè, questa funzione qua, se io la voglio maggiorare per Darboux, diciamo, chiamiamo questo i3, il modulo di 3 è meno uguale del massimo di questa funzione, del modulo di questa funzione su CR. Quindi cosa devo fare? Il massimo su CR più del modulo del logaritmo 0 tra modulo di 0 a 4 più a 4 per la lunghezza del cammino di integrazione. La lunghezza del cammino di integrazione è pi greco r. Ok? Massimo per 0. Ora, questo sostanzialmente, se vi ricordate, là, il modulo di z qua è cr, è scusate, r. Il modulo di logaritmo z, logaritmo z era logaritmo di r più i teta, dove teta è compreso da 0 e pi greco. I teta è una quantità limitata, l'altro è logaritmo di r, r va infinito, quindi questo si comporta come logaritmo r. Questo si comporta come r quadro, perché il modulo di questo è minore uguale al modulo di z quadro più a quadro, ed è maggiore uguale al modulo di z quadro meno a quadro, che è r quadro più a quadro, r quadro meno a quadro, quindi va come r quadro. Quindi questa funzione si comporta come logaritmo r fratto r quadro per una costante per r. Ora r quadro semplifica logaritmo r su r tende a 0, quindi per la retta nel più finito tutto questo tende a 0. Quindi non mi devo preoccupare di questo limite. Similmente, quest'altro integrale andiamo di 4. Adesso lo faccio qua sotto. Il modulo di 4 lo posso maggiorare sempre con il massimo per x appartenente, z appartenente a cx, di logaritmo z il modulo fratto z quadro più a quadro per pi greco epsilon, perché stavolta il segno non mi interessa, non lo prendo in modulo, no? Quindi comunque la lunghezza della circonferenza è pi greco epsilon. Adesso questa funzione come si comporta? Allora, questo si comporta come logaritmo epsilon, come valore assoluto di logaritmo epsilon, che sarebbe logaritmo epsilon più i teta in modulo. Mo i teta non sposta molto, quello che tende a infinito è logaritmo epsilon. Quindi il termine principale sopra è logaritmo epsilon in valore assoluto, perché logaritmo epsilon è negativo, ovviamente, se voglio prendere il modulo. Sotto si comporta come a, perché questo è di modulo piccolo, quindi questo è a quadro più una cosa piccola in modulo,
quindi là abbiamo che il modulo di quello è compreso tra il modulo di A4 meno Epsilon 4, il modulo 4 più Epsilon 4, quindi sostanzialmente per Epsilon tende a 0. Scusate, A4, non cambia niente. Per pi greco Epsilon. Allora, noi sappiamo che Epsilon per logaritmo Epsilon tende a 0, per Epsilon che tende a 0 da destra, questo tende a 0, e quindi sicuramente anche quest'altro integrale tende a 0. Quindi cosa possiamo concludere? Lo riscrivo qua sopra, che 2 pi greco di volte allora questa è la mia funzione f di z, 2 pi greco di volte e il residuo di f nel punto IA deve essere uguale a 2 volte l'integrale da 0 più infinito di logaritmo x fratto x quadro più uguale di x più i volte pi greco e l'integrale da 0 più infinito di dx fratto x quadro più uguale. Ok? Ma adesso ci rimane da calcolare questo residuo. Se io calcolo questo residuo, poi guardo la parte reale uguale a questa, la parte immaginaria uguale a questa, poi divido per 2 e trovo la parte reale e trovo l'integrale. Chiaro? Quindi adesso come posso procedere? Allora io devo fare il limite per z che tende a IA di, allora qua abbiamo logaritmo z per z più IA fratto z scusate, z meno IA, che questo si annulla. Qua devo fare z più di a e z meno di a. Quindi questo non è altro che il logaritmo di IA fratto 2 IA. Okay. Questo e questo si semplifica. Qua mi viene il logaritmo di IA e qua mi viene IA più IA che fa 2 volte IA. Dice, ma logaritmo di A si può fare? Certo che si può fare, se vi ricordate, noi la figura stava là, il logaritmo è definito tranne su quella semiretta di sotto, per come l'abbiamo, il logaritmo è una funzione politica, no? Noi abbiamo preso un pezzo di, diciamo, una funzione analitica in cui la cui definizione era uguale, stava scritto qua, l'ho cancellato, era uguale al logaritmo di rho più i teta, dove teta era compreso tra. Quindi, come si fa il logaritmo di A? Questo è il logaritmo naturale di A, che il modulo di A è A, più i volte, che ci devo mettere qua? Pi greco mezzi, perché i A sta sulla semiretta di sopra, e se la semiretta di sopra c'è teta pi greco mezzi. Siccome teta deve essere compreso tra meno pi greco mezzi e 3 pi greco mezzi esclusi, funziona perché stiamo proprio a metà dell'intervallo, e sotto qua ci devo mettere 2 di A. Quindi qua mi viene vediamo un po', ok, quindi qua mi viene, devo moltiplicare tutto per 2 pi greco, devo moltiplicare tutto per 2 pi greco e qua mi fa 2i se ne va, quindi qua dovrebbe venire pi greco logaritmo di a su a più i pi greco quadro su 2a. Sì, potrebbe essere.
Vediamo un po'. Potrebbe essere. Allora, confrontando parte reale e parte immaginaria, mi verrebbe che l'integrale tra 0 più infinito del logaritmo di x fratto x quadro più a quadro in dx, questo deve fare y logaritmo di a su 2a. E dall'altra parte, l'integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto x quadro più a quadro, questo come effetto collaterale, no? Nel momento che calcolate il residuo trovo anche questo integrale qua. Allora basta togliere il pi greco da questa parte e mi rimane pi greco su 2a. Allora, questo qua per ora lo prendo per buono, poi vediamo se c'è un modo per controllare. Però questo lo posso controllare facilmente, perché questo integrale qua, come lo posso scrivere? Lo posso scrivere con l'integrale da 0 più infinito, pongo x uguale a t, e qua mi viene 1 su a quadro, 1 fratto 1 più a quadro, e x è uguale ad a, e t. A e a quadro semplifica, mi rimane una a denominatore. L'integrale di 1 fratto 1 più t quadro va con la gente, che l'integrale da 0 più infinito fa pi greco mezzi, quindi pi greco mezzi per 1 su a fa pi greco su 2. Quindi vedete che questo è giusto. Quindi se questo è giusto, ci sono fondati motivi per supporre di aver fatto bene anche l'altro. Ok? Oh, in realtà va bene, sì, va bene, dovrebbe essere corretto. E va bene, andiamo a vedere per esempio altri casi in cui, un altro caso in cui posso voler velocizzare un integrale, diciamo, posso velocizzare un integrale di funzione razionale. Supponiamo per esempio che io voglia fare l'integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto x cubo più 1 in dx. Allora, se io voglio fare questo integrale qua, io come posso fare? La funzione ausiliaria f di z sarà 1 fratto 0 al cubo più 1. Allora, qua il problema solito è quello di determinare nel caso precedente, come avevamo determinato gli insiemi di integrazioni? Vabbè, questo è perché quello deve tendere all'integrale che devo fare io. Ok? Quello dall'altra parte me lo sono fatto perché, diciamo, l'ho preso perché alla fine la funzione veniva pari, quindi diciamo la parte reale, quindi anche questo pezzo qui tende un'altra volta all'integrale che voglio calcolare io, quindi alla fine la parte reale tendeva due volte l'integrale che volevo calcolare, quindi mi era utile. E poi qua ho dovuto mettere qua una semicirconferenza per chiudere e qua una semicirconferenza per evitare questo punto.
qua non avevo problemi di residuo, avevo il problema che la funzione là non era definita, è chiaro? Però la funzione ausiliare, guardandola un attimo bene, mi dava, come dire, garanzie che questi due integrali qua tendevano a zero. Uno qua, che la funzione andava in, diciamo, in modulo, andava infinito abbastanza lentamente, che da essere deve essere compensato da epsilon, e l'altro perché la funzione andava a zero abbastanza velocemente da compensare il fatto che la lunghezza della semicirconferenza andasse infinito come era. Ok? Bene. Ok, in questo caso qua, per prima questione, dove sono i poli di questa funzione? Questa funzione, anche questa qui, c'ha poli semplici, quindi sono, gli esempi sono facili da calcolare. Però dove stanno i poli? Meno 1. Sì. Meno 1, sì. Poi? Le altre radici di meno 1. Quindi se, noi, se io faccio la circonferenza di centro origine e raggio 1, sono questi tre punti qua, 1, 2 e 3. Ok? Allora, cerchiamo di capire come dobbiamo determinare un... integrale, ma lo voglio fare qua tra 0 e r, cioè su questo segmento qua. Perché? Perché sarà quell'integrale deve andare r va infinito, andrà tra 0 e infinito. Ora però io devo fare un percorso chiuso che debba circondare che abbia questo come un pezzo di frontiera e poi deve circondare qualche poco. Allora potrei pensare di fare così. Non è granché pensare di fare così. Perché? Perché sennò poi devo scavalcare giusto il residuo. Non è bellissimo. Non solo sì, non è bellissimo fare quell'integrale. Poi mi viene un altro integrale di funzione, tra l'altro qua l'integrale là potrebbe andare infinita, no? Perché se, diciamo, e quindi questo non mi piace tornare di qua, ma manco di qua mi piace tornare, perché questo qua è, che cos'è? È IR, cioè è IT per t che va da 0 a r. Quando lo vado a sostituire qua dentro, che mi viene? I per i per i fa meno i, e quindi là mi viene un integrale di una funzione che devo, diciamo, devo razionalizzare il denominatore, no? Devo rendere il denominatore reale e il numeratore con una parte reale e una parte immaginaria. Si può pure fare, però c'è un metodo più furbo. Io invece di tornare a 0, torno a 2π greco terzi. Perché torno a 2π greco terzi? Perché chi ha la parametrizzazione di questo segmento è su quel segmento. Qua z è uguale a t per e alla i 2 terzi di greco, o no? L'argomento è fisso, è 2 terzi pi greco, e alla i 2 terzi pi greco, per il modulo è t, e t varia da 0 a r. Chiaramente in questo modo il segmento è parametrizzato da qua verso qua, quindi quando io tornerò lo dovrò scrivere al contrario, quindi diciamo il mio integrale sarà col segno meno. Però qual è il bello? Il bello è che nella funzione chi ci sta da calcolare? Z q, ma z cubo chi è? È t cubo. Perché? Perché e alla i 2 pi greco terzi al cubo fa e alla i 2 pi greco e fa u. Quindi questo c'è un vantaggio. Ok. Quindi io posso scrivere
e questo circuito chi contorna? Solo il residuo dalla funzione di questo punto qua. Quindi io devo fare la mia f di z è uguale a 1 fratto z cubo più 1, e qua devo fare che l'integrale, allora io avrò 2π greco di volte per il residuo della f nel punto 1/2 più i radical 3/2, che questo qua è 1/2 più i radical 3/2, una, diciamo, la radice terza dell'unità che ha la parte immaginaria, il coefficiente della parte immaginaria positivo. Allora questo deve essere uguale all'integrale tra 0 ed r di 1 fratto x cubo più 1 in dx, e questo è l'integrale, questo qui, più l'integrale su gamma r, gamma r indico stavolta solo questo arco di semicirconferenza, diciamo di 1 fratto z cubo più 1 in dz, più, anzi meno, l'integrale tra 0 e t di 1 fratto t cubo più, tra 0 e r, scusate, 1 fratto t cubo più 1, e poi devo fare dz, ma chi è dz? È e al 2i 2 terzi pi greco per dt, e questo è z, dz è dt per questa costante. Ora vedete che questo è uguale a 1 meno e alla i 2 terzi pi greco per l'integrale tra 0 ed r di dx fratto x cubo più 1 più questa integrale di prima, integrale su gamma r di 1 fratto z cubo più 1 in dz. Ora questo integrale lo chiamo i, il modulo di i, come al solito, è minore o uguale, qua se, basta sempre il, diciamo, la maggiorazione con lemma di Ragù. Qua lo posso, diciamo, devo fare il massimo per z appartenente a, diciamo, al sostegno di gamma r, diciamo. Vabbè, gamma r è il sostegno, fatemi di 1 fratto modulo di z cubo più 1 in modulo per la lunghezza della, di quell'arco lì, che è 2 terzi pi greco. Ma qua non è un problema, questo qua è 1, questo qua va, il modulo di questo va come r cubo, quindi questo va come 1 su r cubo per r, e per r che tende a infinito va come, questo va come 1 su r quadro, una costante su r quadro e tende a 0, quindi quello là se ne va. Quindi possiamo concludere, prendendo il limite per r che tende a più infinito, che il nostro integrale di partenza moltiplicato da 2π greco i è uguale a 1 meno e alla i 2π greco terzi, che moltiplica integrale tra 0 e più infinito di dx fratto x cubo più 1. Ok? Allora dobbiamo calcolare da una parte quel sostegno, allora innanzitutto, cioè da una parte quel residuo,
Allora, anche qui automaticamente un minimo di controllo ci sta sempre, perché quando faccio questo per il residuo diviso questo e mi viene un numero reale, allora è probabile che abbia fatto bene. Cioè, ricordate, questo è sempre un numero complesso. Diviso questo è un altro numero complesso, e boh, se viene che la parte immaginaria fa 0, perché quell'integrale è reale, no? Quindi è chiaro che la parte immaginaria fa 0. Quindi un minimo di controllo in questi esercizi ci sta sempre in maniera automatica. Allora, il residuo della funzione 1 fratto 0 cubo più 1 nel punto 1 mezzo più i radica 3 mezzi, questo viene il limite che z tende a 1 mezzo più i radica 3 mezzi di questo chiamiamo z1. Allora qua avete 1, anzi avete z meno z1. Se vi ricordate, il polinomio al denominatore era z meno z1 per z meno z1 coniugato per z1. La funzione era 1 fratto z cubo più 1, poi la dovevo moltiplicare per z meno z1. Allora questo e questo se ne va. Quindi questo mi viene, praticamente quando z tende a z1 qua mi viene 1 fratto, questo qui è, se volete, è e alla i di greco terzi, mi viene, allora z, qua mi viene 1 fratto z1 meno z1 coniugato per z1 più 1. Z tende a z1, sostituisco z1, non c'è nulla che faccia z, è sta cosa. Ora quando fa questo? Z1 meno z1 coniugato fa due volte la parte immaginaria, quindi fa i radical 3 che moltiplica z1 più 1, quindi z1 più 1 fa 3 mezzi più i radical 3 mezzi, e qua c'è qui, ok? Allora vediamo se funziona. Quindi qua abbiamo 2pi greco, poi, anzi, 4pi greco fra radical 3 che moltiplica 3 più i radical 3. Perché? La i si semplifica, poi c'è 2pi greco al numeratore, qua mettiamo un 2 fattore comune qua, che poi passa al numeratore, 2 per 2pi greco fa 4pi greco, e mi rimane radical 3 per 3 più i radical 3, se ho fatto bene. Poi 1 meno chi è i? Questo qua era meno 1 mezzo più i radical 3. Questo era e alla i 2 terzi pi greco. Quindi quando vado a fare questa differenza, qua mi viene 1 meno meno 1 mezzo fa 3 mezzi, meno i radical 3. Quindi questo, portando questo da a sinistra e quindi dividendo per quel numero, il 2 al denominatore passa al numeratore e mi fa questo, e poi mi viene 3 meno i radical 3. E tutto questo deve essere uguale all'integrale da 0 a infinito di in dx fratto x cubo. Allora già è ottimo che questo numero mi venga un numero reale.
Allora, quanto mi viene? Questo numero è il modulo al quadrato di questo. Ma il modulo al quadrato di questo... No, sì, il modulo al quadrato di questo fa 9 più 3 fa 12. Quindi qua mi viene 8 pi greco fratto 12 radica 3. Quindi mi viene 2 pi greco fratto 3 radica 3. Un primo controllo che questo integrale sia fatto bene ce l'abbiamo, perché questo risultato è venuto reale, non è affatto scontato che venisse reale. Un secondo controllo che abbiamo fatto bene, controllo linea di massima, stiamo parlando sempre di controlli probabilistici, io quell'integrale ovviamente lo posso rifare con analisi 1, però qual è il senso di, perché sennò metti a fare tutta questa roba. Però se faccio l'integrale di 1 fratto x quadro più 1, se faccio l'integrale di 1 fratto x quadro più 1, diciamo che l'integrale tra 0 e più infinito, tra 0 e 1 x quadro è minore di x cubo, quindi la funzione integranda è, il denominatore è un po' più piccolo, scusate, x quadro è maggiore di x cubo, quindi il denominatore è un po' più grande, la funzione integrante è un po' più piccola. Per x da 1 a infinito invece x cubo è più grande di x quadro, quindi passando al reciproco la funzione integrante è più piccola questa. A occhio e croce dovrebbe prevalere questo secondo effetto. Però andiamo, quindi a occhio e croce mi aspetto che l'integrale di 1 fratto x quadro più 1 sia leggermente più grande di questo, però non molto molto diverso. Allora, quando è l'integrale di 1 fratto x quadro più 1 tra 0 e infinito? È l'arco tangente che fa pi greco mezzi, ok? Pi greco ci sta, questo numero com'è rispetto a un mezzo? Allora, 12 radical 3, radical 3 è 1 e 7, 1, tra 1 e 7 1 e 8, 12 per 1 e 7 fa un po' più di 20, 8 ventesimi è un po' più piccolo, è circa 0,4, invece di essere 0,5, poco meno di 0,4, e quindi effettivamente, diciamo, orientativamente questa cosa ci dice che potremmo aver fatto bene, cioè, ci conforta il fatto che abbiamo fatto bene, ok? Cioè il, più o meno il valore dell'integrale viene nel, diciamo, in un range dove dovrebbe stare, ok? E va bene, vabbè, poi ci lasciamo 5 minuti, poi facciamo qualcuno un po' più complicato, va bene?